fatto, Blaskovic. Vieni. Sono tutti riuniti. In un attimo, la vita di una persona. Tutto quello che sapeva, ciò che ha provato, la merda che ha dovuto affrontare, tutto quanto ho svanito in un istante. Come neve al sole. Come se non fosse mai esistito. Ehi! Sì! Entra, capitano. Non sei venuto al funerale? È che... io non ce l'ho fatta, ok? È troppo! Caroline era per me più di chiunque altro su questa nave. E ora tutti si aspettano che io prenda le redini. Va bene? Guardi, non riesco nemmeno a trovare un paio di cuffie. Ho persino fallito il corso di leadership ad Harvard. So di averle messe da qualche parte, ma dove? E questo ronzio la smette o no, cazzo? Non puoi arrenderti, Wyatt. Noi siamo con te. Non sono stupido, capitano. Ho visto il suo sguardo quando Frau Engel la teneva in pugno. La scintilla si è spenta. Lei ha inserito il pilota automatico finché non andrà a sbattere. Mi sbaglio, capitano? Oh, grazie a Dio. Io... ho recuperato un po' di roba di Jay al vecchio nascondiglio di Berlino. Vecchie registrazioni e altre cose. Così, per ricordo. Il ragazzo sapeva suonare la chitarra, eh? Già. A tutto volume. Ci vediamo, Wyatt. A dopo, capitano. Ah, capitano. Seth vuole vederla. Per... degli esami, credo, per vedere come sta. È nel suo laboratorio. Seth lo sa meglio di me. Non può guarirmi nemmeno lui. No, 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 no! Che cos'è questa cosa? Non è una cosa, Shimshon, non è una cosa. È il corpo di una scimmia scoiattolo con la testa della mia adorata siamese, Shoshana. Guardala, Shimshon, non ti fa niente, è bravo, sai? Ho trovato Shoshana nella stanza del reattore quando abbiamo conquistato il sottomarino. Dava la caccia ai topi. Alcuni mesi dopo stava morendo di cancro all'intestino, ma io ho trovato questa scimmietta del Belize che era quasi cerebralmente morta. Ascoltami, fammi un favore, Blaskovic, abbassa quell'ascia, mi rendi nervoso. Questo non è solo il mio animale preferito, ma è probabilmente il mio... sì, è il traguardo scientifico più importante che abbia mai raggiunto. Sì, sei importante. Hai fame? Ecco un pesciolino. Vedi, per fare un trapianto di testa interspecie bisogna A. bypassare la colonna vertebrale, e va bene. B. armonizzare sistemi biologici totalmente incompatibili, l'apparato respiratorio e circolatorio. Ok, ho capito. Risparmiami la lezione di scienze. Ma cosa sto facendo? Sono come un vecchio cacca. Hai avuto una giornataccia, io. Mi dispiace. Vediamo. Vuoi qualcosa per dormire, Ingel? No, no, no. Ho solo bisogno di distrarmi. Distrazione, beh, capisco, capisco.
capisco. Ognuno di noi soffre in modo diverso, ma ho una distrazione che farà proprio a caso tuo, Ingolo. Ecco, giorni fa Anya mi ha chiesto di costruire un poligono di tiro per la gente a bordo. È quasi finito, ma stavo facendo degli esperimenti con un vecchio drone tedesco quando quel Verkatte ha deciso di giocare ad Adolf Hitler e ha fatto un sacco di casino. Così ho dovuto chiuderlo dentro. Ti spiacerebbe andare lì e distruggere il drone? Poi sei libero di provare il poligono di tiro. Fammi sapere se ti piace. Torna da me e dimmi cosa ne pensi quando hai fatto. Ok, darò un'occhiata. Grazie per l'aiuto, davvero. Simpson, ti occuperesti del drone impazzito al poligono di tiro? Molte grazie. Devi proprio far niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Seth deve fare più attenzione con i suoi esperimenti. Ehi! Sei tornato, Simpson. Com'è il mio poligono? Beh? Ah, ottimo lavoro, Ingle. Sei il migliore. Herr Blaskovic, la sua compagna Anya la stava cercando. Sì! Anya ha trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. La troverai nella stanza di Caroline. Dato di Kepler. Sì, cosa hai detto? Ok, Max. E ora? Max adora i pastelli. Lo so che Rosa è tua amica, ma è la natura. I maiali muoiono perché gli umani portano maiali. Staremo bene qui, Caroline. Hai sempre fatto la scelta giusta. Buongiorno, capitano. Oh, William. Riesco ancora a sentire il suo odore. Ho trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. Conosco la loro posizione. Andresti a parlare con Wyatt. Gli ho chiesto una cosa, ma non vuole saperne di uscire dalla sua stanza. Dobbiamo radunare tutti e prepararci per la prossima mossa. Siamo quasi qui. Forse lo sa già, ma fa finta di nulla, come me. Ora Rosa non diventerà cibo. Cristo, maledizione! Che c'è, capitano? Ho controllato gli appunti di Caroline. La cellula di resistenza di New York è nascosta in cima allo State Building. Seth, sì. Suppongo che l'altitudine mantenga le radiazioni a un livello tollerabile. Sì.
Ok, però non possiamo volare fino a lì con i nostri elicotteri nazisti. Ci abbatterebbero. Riusciamo a stabilire un contatto, a fargli sapere che arriviamo? Ho cercato, ma non c'è scritto nulla su come contattarli, negli appunti di Caroline. Dovremmo raggiungerli via terra. Ci presenteremo faccia a faccia. Via terra. L'aria della città è satura di radiazioni della bomba atomica nazista. I livelli sono letali. Noi non possiamo andare senza protezioni. Vabbè, ci sarebbe questa. L'armatura è un'ottima protezione dalle radiazioni. Dovrà andare da solo, capitano. Cosa c'è di nuovo? Bombate, puoi dargli un passaggio? Certo, sicuro, capo. Io posso aiutare? Cinque gradi a babordo e poi sempre dritto. Ricevuto, biondina. Ehi, Roccia! Credo che dovrai fare attenzione ai coccodrilli. Coccodrilli? Per quanto ne so, i sotterranei di New York brulicano di coccodrilli. Non lo so. Io vengo dal Texas. Nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci. Credo che si possa far saltare quel portello dall'interno. Capitano, mi sente? Capitano, il segnale è molto debole. Deve attraversare la città e raggiungere lo State Building. E faccia attenzione a... Wow, la mia testa! Mi sento un po' stordito, capitano. Volevo dirle di fare attenzione alle pattuglie naziste. Nehmen Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl!
ja gerade. Es ist so ruhig. Hier ist seit Jahren tote Hose. Was soll denn dieser Einöde? Hier übernimmt doch nichts. Könnte doch eine Funkwelle. Ah! Eine neue Maschine gesehen, die Zitadelle. Oder kein Test? Nein. Weißt du, wie die Amis die Gegend kennen? Nein. La città da un milione di fantasmi. Via televisione della Polizia Atomica. So ein Unsinn. Ja, hätte ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Sind ja selbst schuld. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens 3 Millionen verreckt. Kann echt nicht zählen, die mich an mich. Stimmt, ja. Und was ist mit dir? Na, da hast du auch was gehört? Nein, nichts. Geh mal zum Arzt. Die Strahlung könnte dir zugesetzt haben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willst du nicht zu dem Traum gehen? Niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Thank you.
Manca un bel pezzo allo State Building. Caroline, mi illumini la strada? Merda. Avrei dovuto dare retta a bombate. Vediamo se c'è un modo di dare energia a questo vecchio treno. Ok, il treno ha energia. Devo trovare i comandi e scoprire se funziona.